I manga per adulti sono davvero diventati illegali? Oggi cerchiamo di capire bene cosa è successo in questi giorni e come mai tantissime persone si stanno lamentando e sono anche molto preoccupate di questa sentenza che c'è stata riguardo i manga per adulti, che a quanto pare sono diventati illegali. In effetti, se fate un giro su Instagram o TikTok, trovate davvero una marea di contenuti legati a questa notizia. Ma sappiate fin da subito che, come sempre, c'è stata un po' di disinformazione e che la realtà dei fatti non è così grave come sembra. Due premesse: ho censurato io la parola pedopornografia semplicemente perché, per chi non lo sapesse, sul mio canale sono stato bannato più volte per motivi legati a cose del genere. E non chiedetemi perché tutto ciò non ha senso, però io oramai ho davvero paura di utilizzare certi termini su YouTube perché sono stato già bannato diverse volte. Seconda cosa, ho un po' di influenza post Games Week, quindi si potrebbe notare che non sono proprio al top. In queste ore nel web sta facendo discutere una sentenza della Corte di Cassazione Penale e che riguarda da vicino tutti noi appassionati di fumetti e le case editrici che commercializzano queste opere. La Corte di Cassazione Penale ha infatti affrontato il caso di un uomo condannato con rito abbreviato nel 2021 dal Tribunale di Trieste, pena poi confermata dalla Corte di Appello per il reato di detenzione di materiale pedoporno, tra cui 6 fotografie raffiguranti minorenni nude e 2 di minorenni che mostrano le parti intime ed in pose esplicite. Oltre a questo, nella chiavetta USB prelevata a casa dell'uomo sono state trovate immagini e fumetti manga riproducenti rapporti sessuali incestuosi tra adulti e minorenni ed illustrazioni di un racconto erotico. La difesa dell'uomo però affermava che esse non rappresentavano situazioni reali, appunto erano di fumetti. La risposta della Cassazione alla difesa è stata molto particolare. Le rappresentazioni visive potenzialmente idonee a generare nello spettatore l'idea di assistere ad una rappresentazione con un minore sono del tutto sovrapponibili ad immagini connesse a situazioni reali e quindi qui affermano che non cambia nulla tra realtà e quindi persone vere e dei disegni. E le pene di tutto ciò sono anche abbastanza gravi perché prevedono fino a 3 anni di reclusione e una multa non inferiore a 1.549 euro, e ci sono poi varie eccezioni. È molto importante però un punto che da molti è stato omesso, ossia quello in cui si parla di minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali. Infatti, riassumendo quello che la Cassazione ha stabilito, potremmo dire che i manga e i fumetti in generale destinati agli adulti, quando presentano scene di soggetti apparentemente minorenni impegnati in atti espliciti, costituiscono detenzione di materiale pedopornografico e sono quindi illegali. In realtà il discorso dovrebbe essere chiaro, ma allora come mai tante persone sono convinte che dovrebbero bruciare mezza libreria? Perché molti non hanno dato peso alla parte in cui si parla di atti espliciti, quando in verità è un elemento essenziale perché va a ridurre di moltissimo il numero di manga in questione. Non è un problema quindi che i personaggi siano nudi, ma che siano impegnati in atti espliciti. E questo può riguardare sia opere hentai che non. Quindi non è un problema che nei primi manga di Dragon Ball ci sia Bulma nuda. Il problema c'è nel momento in cui si tratta di atti espliciti. Se ci pensate, queste cose accadono spesso negli hentai, ma molto molto poco nei manga che tutti noi compriamo. Ciò nonostante, però, per me la legge è comunque abbastanza ridicola, soprattutto quando si parla di soggetti apparentemente minorenni, perché sappiamo tutti che in alcuni manga l'età dei personaggi non viene rivelata, ma sappiamo anche che ci sono dei personaggi abbastanza piccoli che magari hanno un corpo abbastanza sviluppato e quindi non sembrerebbero così piccoli. Ma per la legge basta che il personaggio abbia delle parti del corpo più o meno sviluppate che ci riescano a far intuire l'età del personaggio, insomma una sciocchezza. Non solo però, per me questa legge ha anche un altro grande problema, e cioè la mancanza di una contestualizzazione. Perché ci sono dei manga in cui avvengono cose di questo tipo, ma non per uno scopo pedopornografico, ma semplicemente per esigenze narrative, perché magari una storia molto tragica, una storia molto triste, in cui avvengono queste cose e devono essere raccontate. Un esempio banalissimo è Berserk, se ci pensate. Ed è ovvio che questi manga non siano inclusi, però non è che si capisca molto da quello che hanno scritto. Quello che voglio ricordarvi è che potete stare tranquilli e non c'è bisogno di bruciare la vostra libreria. Immagino che nessuno di voi abbia dei manga o dei fumetti che ritraggano quel tipo di rappresentazioni di cui abbiamo parlato. E quindi niente, ancora una volta arrivano leggi inutili. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, seguite i social e ci vediamo nel prossimo video.